Benvenuto al Pordenone. Quali sono le tue primissime sensazioni nero-verdi? Ma sicuramente sono sensazioni positive perché è una città molto importante e sono molto contento di essere qui e non vedo l'ora di poter iniziare a allenarmi e conoscere nuovi compagni. Li raggiungerai in queste ore in ritiro a Tarvisio. E raccontaci un po', la scorsa stagione è stata la tua prima tra i professionisti con la Reggiana, in cui hai giocato le tue prime gare in B. E cosa ti aspetti da questa tua seconda stagione in B? Beh, allora sicuramente sarà una stagione molto importante e nella scorsa stagione ho iniziato a conoscere il calcio dei grandi e è stata una stagione molto importante, abbastanza complicata, però mi ha fatto crescere molto sia dal punto di vista, diciamo, calcistico che dal punto di vista personale e spero che questa stagione sarà migliore della scorsa e come detto prima non vedo l'ora di cominciare. Sei un esterno offensivo, ma quali sono le tue caratteristiche principali? Ecco, raccontaci un po'. Sì, sono un esterno offensivo, un'ala, posso fare anche l'esterno di centrocampo a 4 e sono un giocatore tecnico che usa sia il destro che il sinistro, ho abbastanza gamba, mi piace arrivare a concludere l'azione e aiutare i compagni. La tua carriera, insomma, è legata all'Atalanta quasi interamente, sei cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta. Raccontaci un po' i tuoi anni nerazzurri e che effetto ti farà giocare a Bergamo il 31 giugno in amichevole. Beh, sicuramente mi farà un bel effetto perché l'Atalanta diciamo che è casa mia perché sono entrato nel settore giovanile a 8 anni e ne sono uscito l'anno scorso a 18-19 anni, quindi ho passato tantissimi anni, tantissimi momenti belli che ricordo con grande piacere, come possono essere gli scudetti, i due scudetti, la Supercoppa e tantissimi, appunto, come detto prima, momenti che non dimenticherò mai. E quindi non vedo l'ora di tornare a Bergamo da avversario e per l'amichevole appunto contro l'Atalanta.